Per il nostro focus regionali è la volta di Giacomo Tranchida, candidato nella lista del PD a sostegno di Fabrizio Micari, presidente. La grande novità, possiamo dire, di questa campagna elettorale, uno dei candidati più temuti, lo è ancora? Ma temuti? Io penso che dovrebbe un po' preoccuparsi chi non ha fatto quello che andava fatto per questa nostra terra, per questa nostra provincia. Io non incuto timore alcuno. Io ho fatto il sindaco, ho servito al meglio delle mie possibilità, con le energie che mi si riconosce la comunità di Erice e prima ancora di Valderice. Dico semplicemente una cosa, che la testa puzza, il pesce in questo caso, scusate la volgarità e anche l'essere crudo nel linguaggio, puzza dalla testa. Allora, noi stiamo perdendo una barca di soldi di fondi europei, sono gli ultimi disponibili da un lato, i nostri aerei non volano più. I nostri giovani invece vanno via, possibilmente con la firma sulla valigia e spesso e volentieri vergognandosi di essere siciliani. Ci dobbiamo rassegnare a questo? Io non mi rassegno, dunque ho deciso di metterci la faccia, energia, impegno, passione e anche un po' di esperienza per rompere questo meccanismo perverso che ci sta portando a sbattere. Ecco perché ho deciso di candidarmi. Non voglio creare timore alcuno, voglio semplicemente fornire al meglio delle mie possibilità per l'esperienza che ho acquisito, proposte, idee, suggerimenti e soprattutto rompere questo meccanismo per il quale i siciliani debbono morire di rassegnazione. Io vorrei dare un po' invece ai marsalesi e ai trapanesi un po' di speranza per il futuro. Ecco, guardiamo a questo territorio. Che cosa è mancato secondo lei nei termini di politica regionale? Ma intanto questa grande occasione che avevamo, che era quella dell'utilizzo meglio delle risorse europee, Palermo non deve fare questo, Palermo si deve occupare di cielo, terra, mare, infrastrutturazioni, materiali e immateriali, collegamenti, servizi, dopo di ciò ci pensino i comuni, ci pensino i territori a fare questo tipo di operazione. Su Marsala abbiamo fatto, abbiamo beccato 80 e passa milioni di euro, servono per riqualificare la fascia costiera che va da Castelvetrano, a Mazara del Vallo, a Marsala, a Trapani ad Erice. È un esempio virtuoso di miglior utilizzo dei fondi europei, ci saranno adesso un bel po' di progetti da mettere su, ci saranno nuovi cantieri che si apriranno. Seconda cosa, finiamola di fare sempre zone franche urbane, cominciamo a fare invece la filiera esentasse, la defiscalizzazione, penso all'agroalimentare, sull'agroalimentare c'è un bel po' di persone che ci lavorano, un po' di giovani che fanno anche innovazione, ci sono prodotti di nicchia, dobbiamo far fronte alla concorrenza internazionale, anche a quella euro-mediterranea, non voglio fare il leghista marsalese o trapanese, dico semplicemente che non possiamo sempre porgere l'altra guancia, è tempo di riscatto e lo possiamo fare togliendo il socio Stato dalle tasse della filiera agroalimentare. La filiera agroalimentare peraltro rappresenta un valore aggiunto nella cartellina promoturistica del nostro territorio. Giochiamoci la partita, diamo dunque un aiuto alle imprese togliendo le tasse. E i cittadini, quali sono i loro umori? Lei ha avuto modo di incontrarli in queste giornate, ecco, di campagna elettorale? I cittadini sono incazzati, fanno le code per fare i vaccini, a pronto soccorso spesso e volentieri trovi una bolgia. Per andare a Palermo a sbrigare una pratica devi andarci a cercare, nella migliore delle ipotesi, l'amico dell'amico. Cosa vuoi che le dica sui cittadini? Hanno ragione. Ma c'è un modo diverso, uno è quello della protesta tu cura, andate tutti a quel paese, non vado a votare. Allora, chi non va a votare aiuta chi ha un'organizzazione sostanzialmente strutturata anche in termini di potere ed esce oggi al Parlamento regionale, di fatto lo vota due volte. C'è un altro modo, quello di io voto l'alternativa, voto di pancia. Oh, ragazzi, oltre a votare di pancia, credo che sia il caso invece di votare con la testa e votare anche le proposte. Ecco perché invito anche questi cittadini, soprattutto incazzati, ad andare sulla mia pagina Facebook, vedere quali sono le proposte di Giacomo Tranchida per la regione, per cambiare verso, sia per Marsala, sia per Trapani, sia per la Sicilia. Ecco, c'è sempre però una sorta di sfida, questo lo dobbiamo dire, tra i candidati, insomma, a seconda poi degli schieramenti. Qual è la sua sensazione? Non mi pare sia una campagna particolarmente velenosa. Cosa sta succedendo? Anche forse i protagonisti stanno cambiando nel loro umore? Ma per la verità ho sentito dire qualche giorno fa a tale deputato Ruggirello dare del figlioccio al deputato Gucciardi dei Salvo. Parliamoci chiaro, se la vedono loro. Io non ho né padrini né padroni, sono a servizio, come sono stato sempre, delle mie comunità. Più che le polemiche, più che soffiare sul vento, io vorrei avanzare e concentrare la campagna elettorale sulle proposte. È andata bene oggi al governo della Sicilia, siamo soddisfatti di questo governo, dei parlamentari uscenti, degli assessori uscenti, il presidente uscente per fortuna l'abbiamo messo da parte. Votateli, voglia cambiare, io ci metto la mia faccia e la mia storia.